Sine. Ed ora la parola al premier del centrodestra. Sine, non ce n'è bisogno. Volevo intanto complimentarmi con questa bellissima orchestra. Nessuno vi ha fatto i complimenti, siete bravissimi. Lei è un bravissimo batterista, anch'io suonavo la batteria da ragazzo. Bravo, Bell'uomo lei, sassofonista, ma anche un bell'uomo. Complimenti. E se qualcuno le dice che ha la pancia, mente! Non è vero. E questa bellissima ragazza, che belle gambe, tutte ben laccate in nero, tutte le donne dovrebbero avere le gambe laccate così. Complimenti, io sono molto contento di essere qui a parlare in un teatro, vedendomi costretto, il quale il sottoscritto non ha spazi, purtroppo, come sapete, per esprimere se stesso, per potere effondere. Effondere il suo pensiero. In questo teatro, che tra l'altro devo denunciare scandalosamente ancora, non mi appartiene, vergogna. È una vergogna, ma io dico non ancora, perché sono ottimista, non sono un disfattista, io sono uno che si è fatto da solo. Sono uno che ha cominciato tutto vendendo i temi delle elementari, tutto questo capitale, costruitolo. Sì, signore. Costruitolo con i soldi della liquidazione di mio padre. Tutto questo. Non scattate foto, per cortesia. Se non sorrido, non scatti. Ma guardi. Questo mi piace. Questo mi piace, questo qua, quando fate clappo, clappo, mi piace. Potete farlo quando volete, clappo, 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 clappo. Questo è bello, clappo, 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 clappo. Questo piace al sottoscritto. Ed è anche questo un motivo per il quale io devo venire in teatro e non vado più a riferire in Parlamento. Chi se ne frega se mi chiedono questo o quello? Non ci vado. Perché ho spiegato tante volte, io vado, ma voi mi fate clappo, clappo. Quelli invece continuano a far domande, ti guardano brutto e sospettosi e questo è quello. Oh! Ma insomma, non capiscono, eppure dovrebbero essere parlamentari che hanno studiato, voi invece che siete degli illetterati, cosa avrete, la seconda elementare? Più o meno, chi la terza, no? Ma scusi, come si permette di dire gente che siamo degli ignorante. Illetterati? Come? Come si permette di dire che siamo degli illetterati? Che ne sa lei? Ma come si permette? Io, innanzitutto io non ho mai detto illetterati. Quando mai? Sono stato frainteso, sarebbe... Vedete la demonizzazione del sottoscritto? È incredibile. Come facevo io? Sarebbe assurdo, neanche vi conoscevo, uno per uno, vado a dire illetterati. Sarebbe assurdo. Dovrei avere proprio una lattina al posto del cervello. Guardate, non vi so dire, io sono felice di essere qua, sento una bella atmosfera, mi sento bene. Non vi so dire quanto sia difficile la mia vita, veramente. Io faccio questo, come sapete, perché sono stato unto dal Signore, qualcuno ha voluto ridere, ma comunque è innegabile che qualcuno mi ha unto, perché unto sono, poi chi è stato, ma unto mi hanno unto. Ma non vi dico cosa significa tutto il giorno avere questo intorno, che stanno là a farti domande, perché c'è l'amico mafioso, e perché quell'altro è condannato per mafia, perché dove hai preso i soldi, dove hai fatto tutti questi soldi, con che soldi hai costruito Milano 2003, perché la P2, eccetera, eccetera. Basta, basta, io dico, basta, con questo voler sempre cercare una logica in tutte le cose, basta! La logica non c'è! Se c'era una logica, ragionate, io non stavo qua. Se sono qua vuol dire che non c'è logica, punto! Ma insomma... Santa pupazza! Vedi, siete bravissimi. Loro sono convinti che noi non diciamo la verità, tipo i temi, eccetera, perché non la sappiamo dire, mentre invece il discorso è ben più ampio. Sia io che i miei lettori sappiamo benissimo che i soldi non si fanno vendendo i temi elementari, che c'entra? Il fatto è che a noi piacciono le fiabe, ci fanno star bene. Noi costruiamo il nostro mondo, io prendo le cose sul senso
di fuga dalla responsabilità. Non amiamo il vederci in faccia alla realtà, il quale, se l'elettore la vedesse, starebbe ancora più depresso di come già si trova. È vero o non è vero? Se io vi dico adesso la verità spiattellata, come vorrebbero questi, vi posso garantire che non vi sentite bene dopo. No, non ci credete? Perché la differenza un pochino fra me e la sinistra non è tanta, però ce n'è una fondamentale. Entrambi noi pensiamo che voi, elettorato, siate una massa di imbecilli. Su questo siamo ampiamente d'accordo, c'è ampia convergenza. Il punto è che la sinistra questo ve lo vuol far pesare e trattarvi con disprezzo. Voi imbecilli, fai parlare me perché sei cretino e tu cuoci le salsicce. Cretino. E guarda che non è cotta. Noi invece, io poi, personalmente, invece facciamo sentire: sei ignorante, ma quanto è bello essere ignoranti, bravo, continua a essere così tanto ignorante. E questo lo facciamo con grandissima attenzione e spontaneità e lo facciamo vedere sulle televisioni e tutto quanto, lo ripetiamo, l'ignoranza è bello, più ignorante più fai soldi, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. Io stesso mi circondo di ignoranti per far vedere che non ho nessuna schizzinosità nei confronti dello stesso, li porto a casa, me li porto al governo, tutti intorno. Li porto dappertutto, questo è quello che vogliamo far comunicare. È vero o non è vero? Perché per il resto, adesso facciamo una prova, io mi metto qua adesso e vi dico le cose come stanno. Il cosa ho fatto in un anno di governo e anche più quello che era in questo periodo, così come sta, nudo e crudo, e poi voi mi dite come sentite. Se io mi mettessi qua a dire: signore e signori, allora noi in questo anno di governo abbiamo fatto, anziché dirvi la solita cosa, abbassiamo le tasse, che avete capito, non le abbassiamo, a voi vi piace sentir dire o no che abbassiamo le tasse? Poi se non le abbassiamo, chi se ne frega? Noi poi ripetiamo al telegiornale, noi abbiamo abbassato le tasse, abbiamo mantenuto tutte le nostre promesse, lo diciamo al telegiornale. E voi, per voi va bene, eh? Se io vi dicessi, non so, la cosa che abbiamo fatto, che ne so, allora il falso in bilancio abolito, tutti i processi del sottoscritto rimandati, le rogatorie, 7.000 processi che non si faranno più, libereranno anche dei cosi imputanti per mafia, eccetera, eccetera, le leggi fatte di corsa il venerdì, firmate da Ciampi il sabato, mandate alla Gazzetta della legge il lunedì, perché Previti è il processo martedì. Se vi dicessi questo, o vi dicessi, non so, il Lunardi, il ministro che si dà gli appalti da solo, passa la società alla moglie per 7 miliardi dei lavori pubblici, come vi sentite? Non so quante altre cose, il fatto di tutte le cose che abbiamo fatto passare, non so, il fatto che i magistrati toghe rosse, cose che oggi tutti quanti dicono toghe rosse, il fatto che andiamo a guardare poi, che ne so, poveracci, questi fino a 4 anni fa erano degli eroi, adesso rischiano anche la galera, sono anche quasi tutti dell'MSI, chi repubblicano, però tutti oggi toghe rosse. Il fatto che noi vi diciamo Tangentopoli ha distrutto una grande classe politica, tutti quanti oggi pensano questo. Non stiamo lì a ricordare che classe politica era. Non stiamo lì a ricordare che perfino Moro ha 2.000 miliardi di scandalo per Intesir, che Andreotti è stato 26 volte davanti all'inquirente per 15 anni, che De Michelis, che oggi è il mio consigliere personale, era uno che aveva un ufficio con 50 segretari sotto i 30 anni, pagati per non si far bene, sa far bene che cosa, che quando si è dovuto andare via ha lasciato un conto all'Hotel Plaza che solo di extra era 530 milioni, e come ministro aveva scritto quel libro da grande statista intitolato Dove andiamo a ballare stasera. Grande classe politica, questo vogliamo sentire.